L'appuntamento con i familiari era in Pineta, la selvaggia Castelfusano, l'Amazzonia dell'Agro Pontino, la Sherwood de Torvaianica. Era sempre una giornata di libertà assoluta, rapini marittimi e cinghiali, così allo stato brado. E quel giorno doveva essere una pacchia per tutti, io lo ricordo, all'insegna del volemos bene e dermagniamo come se non ci fosse un domani. Per questo, proprio per questo, per l'importanza della giornata e per le cose da portare da mangiare, mio padre comprò, usato, di terza mano, un pulmino 8,50 della Fiat, in uso alle suore. Tolte le suore, mio padre, e ci mise le cose da mangiare che aveva preparato mia madre. Come prima cosa, mio padre installò lo stereo, stereo 8. Ecco, lo stereo 8 erano 12 kg di ferro pieno, qui dentro c'erano i transistor de ghisa, questa è tutta... Questo non lo rubavano i ladri, non lo rubavano, se te cascava su un piede, io ci ho perso un amico che si è sganciato lo stereo 8 su una buca. Comunque aveva comprato lo stereo 8 con l'auto reverse e si partiva per mangiare tutta quella roba un po' prestino. Mia madre diceva: domani mattina belli freschi freschi alle 5, freschi freschi, con gli occhi abbottati di sangue, col segno del cuscino, addirittura qualcuno con i segni del bottone, si partiva alla volta della Pineta. Il compito di trovare il posto adatto dove accamparci era di mio cugino. Sapeva che noi eravamo minimo 15 macchine, quindi partiva mio cugino col motorino fresco di studi da geometra, con la fettuccia, e partiva e prendeva appezzamenti di Pineta, 2-3 ettari, mica tanto, 2-3 ettari, tutto bene, spazio minimo per metterci a cerchio, perché noi con le macchine ci mettevamo a cerchio come i carri dei pionieri nel Far West, no? Come se gli Sioux dovessero attaccare da un momento a un altro. Chiaramente questo spazio veniva recintato, elettrificato, c'era minimo a trifase attaccata, perché se no qualcuno all'ora di pranzo poteva, di altre comitive, poteva entrare a mangiare a scrocco. E a una certa ora chiaramente si faceva il fuoco, quindi si arrivava e si faceva il fuoco. Compito di zio Domenico, che con la motosega abbatteva 6-7 querce secolari, mezzo ettaro di macchia mediterranea, e la brace alle 8:30 era pronta, e il fuoco proprio quello vero del girone del purgatorio. La brace era pronta, i cinghiali subito lì, tutti a dire: oh, bada che questo tocca a noi, vedrai che ci fanno sulla graticola. Quindi si nascondevano, andavano via, proprio andavano a armare i cinghiali, se ne andavano, ci lasciamo perdere, a qualcuno si levava pure i peli per farsi riconoscere. Comunque c'era una cosa che sicuramente non mancava in quell'accampamento, in quelle adunate, era il cibo. Tutti portavano un piatto o una spasa o un tegame, una cofana di roba, una molazza di roba, dove era più bravo, no? Quindi chi faceva i rigatoni con la pagliata, chi faceva la gricia, chi il timballo, chi le porpette, chi le fettine panate, e chi i pomodori con riso, chi lo spezzatino con le patate. Verso le 11:30 di mattina la brace era fatta, chi c'era c'era, si chiudevano i cancelli, si cominciava a mangiare anche per sbrigarsi, perché tutta quella roba entro sera bisognava finirla, che dovevi fare? Mio padre, orgoglioso, prima di arrivare al primo morso, diceva: regà, mettiamo un po' di musica. E capirei, che mi ha detto Codica? Ah, Codica, andò sta? Insomma, lui apriva il portellone del pulmino, 8:50, e lo stereo attaccava col lato A. Il lato A, c'erano tutte canzoni nel lato A, che erano tutte canzoni che inneggiavano alle cibarie, al vettovagliamento, tutte in tono maggiore. Non so come posso spiegare, quel tono maggiore, quella canzone, sai che c'ha quel tono maggiore allegro, quello, eccolo maestro, questo, esatto, questo, senti, lo senti, bravo, vedi che questo tono ti invita all'allegrezza, ti invita alla crapula, no? Alla bisboccia, ti invita ai bagordi, lo senti come, no? Come le note sanno dei filetti del baccalà, come questo pentagramma sa de sugna, lo senti, no? Sono magnerecci. Se dice gente allegra, Dio l'aiuta, noi siamo allegri, e va a saper perché, ogni tanto una magnata e una bevuta. Oh, ma dacci un po' di vino, che famo? Magniamo senza beve, che famo? Muramo a secco. Assaggia sta bracioletta di maiale, senza pane,
bene, se no è pesante. Oh, oh. Ah sì, che t'hai avanzato quel vinello tuo dell'altra volta? Sì, mi hai avanzato, portaci una birra che faceva schifo. Intanto il tempo passava, si erano fatte le 3, 3:30 di pomeriggio e l'autore verse faceva il suo compito, passava in automatico, la bellezza dello stereotto, dal lato A al lato B, automaticamente, autonomamente, senza indugio passava. Ora, le canzoni del lato B erano state messe ad arte, erano tutte in minore, funeste. Il lato B delle canzoni romane avevano come minimo denominatore il fiume, il Tevere, il biondo Tevere, dove tutti ci cascavano e quasi tutti morivano affogati. Se non morivano, qualcuno andava con una bastonata di mori, che sennò la canzone non può andare avanti. Il tono minore delle canzoni è un tono mesto. Ora, il confronto si prevede... Maestro, il tono minore, non so se lo senti la differenza. Questa voglia di abbandono, di tristezza. La pineta si intristiva, i pini... Da pini marittimi diventavano salici piangenti, stavano lì. E iniziava. Fa piano a muratocco quel piccone, casetta di Trastevere, che non lo vedi che c'è mamma lì, appiccicata proprio a quel cantone. C'è sta per letto in dove c'è morive, prego, fate piano con le pale, non lo vedete. Che gli fate male, casetta di Trastevere. Madonna santa, che belle canzoni, come mi sto a divertire. Che c'è un pezzo di pane che voglio fare la scarpetta a sto spezzatino. No, 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 che c'è, che volete? No, no, la vuoi un po' di verdura? No, io non mangio la roba che dorme de fuori. E intanto lo stereo annava, altra canzone, altro strazio. Quanta pena stasera, il barcarolo. C'è su fiume che fiotta così, disgraziato, chi sogna e chi spera. Tutti al monno dovemo soffrire. Dai! Mangiavamo talmente tanto e decore che il colesterolo usciva da noi, offeso e schifato, e diceva: io mi vergogno, io vado via. Io prendeva sotto braccio il diabete e insieme salivano sul 30 barato per tornare verso casa. Andiamo via, non ti girare, non ti guardare. E andava e andava e andava, fino a quando il lato B quasi a esaurimento arrivava lei, la canzone che dava il corpo di grazia all'allegria, la più triste di tutto e lo stereo 8, la definitiva, la Popolana. Una storia toccante di lotta di classe, dei ragazzini allegri, de scivolate nel Tevere, de scialli e pantecane. Signori, di Cherubini Bixio, la Popolana, dirige l'orchestra il maestro Andrea Perrozzi, canta Io. Che c'è la bruschetta, vieni un po'. La salsiccia no, se no non riesco a cantare. Lungo Tevere, e il fiume è grosso e fischia la corrente. Li pupi allegri giocano, non ve fidate, non ve fidate, è ritornata ancora l'aminente. Sopra una bara de una popolana, capito? Rifami i veri, andiamoci a casa che giornata è bella, ciao.